una cosa molto bella che io vedo che ci sono tante persone nuove. Allora, ho tanti di voi, io non voglio parlare, io voglio che voi parlate perché questo è il vostro webinar, ok? Non è, io proprio mi assento, voglio solo che voi parlate e io mi rendo conto sempre che voi non vi rendiate conto di quanto siete coraggiosi, di quanto io so benissimo che quello che io vi sto chiedendo è molto, molto, molto difficile. Ogni giorno, sempre a salire una montagna che sembra che non finisce più e che è difficile, si scivola un po' indietro, poi dopo certe volte vogliamo anche sederci lì un attimino perché è difficile, però poi dopo ci riprendiamo fiato e andiamo su. E gli altri che sono arrivati in cima, oppure quelli in mezzo, oppure quelli che hanno appena iniziato, siete coraggiosi. E io veramente, fra due mesi c'è la giornata mondiale della fibromialgia e il volto sta cambiando. Come ho detto l'anno scorso, cambiamo il volto della fibromialgia. Voi siete sempre stati coraggiosi, forti, determinati, motivati per gli altri. Adesso lo state facendo per voi, ma non vi rendete conto di quello che state facendo. È importante che voi vi rendete conto di quello che state facendo, perché per coloro che sono in cima io voglio che voi rimanete lì, ok? E ricordate chi siete oggi. E per coloro che sono ancora in cammino, voglio che voi vi appropriate di questa nuova identità di sì, io posso credere in me stessa perché sono coraggiosa, o me stesso, perché abbiamo anche i nostri maschi adesso, perché sono coraggioso o coraggiosa. Allora, io adesso vedo, io ho fatto una lista e io volevo iniziare con il mio maschio Danilo. Danilo? Danilo? Danilo, se vi chiamo, sì, e dopo dovete parlare. Allora, eccoci, ecco. Il tuo coraggio, sì, il tuo coraggio, ti sento, il tuo coraggio. E tu lo sai che questo è un tema per noi molto importante tra me e te, vero? Eh sì, abbastanza. Il tuo coraggio. Abbastanza. Io voglio che tu, che tutti voi parlate e vi rendete conto mentre parlate di quanto, se mi posso permettere, quanto cazzo siete coraggiosi. Beh sì, indubbiamente. sì, per me di coraggio ce n'è voluto tanto e ne ho dovuto dimostrare molto a me stesso, perché comunque come io dico spesso, la prima volta io ci sono ricascato nella fibromialgia, perché la prima volta fortunatamente ero un po' incosciente, fortunatamente in quel periodo ovviamente, ero incosciente e ne sono uscito in altri modi, però per poi ritornare, perché ho sempre vissuto comunque sia determinate situazioni nella paura di non saper affrontare determinate situazioni, nel voler aiutare gli altri ma non voler aiutare me stesso. Quando ci sono rientrato, in un modo abbastanza disperato, per cui ho molta molta paura di non riuscire più a uscirne. E in tutto questo sono successe tante cose, fortunatamente ho conosciuto te e fortunatamente mi hai dato la forza di imparare nuovamente a credere in me stesso e ad avere meno paura, e tante cose sono cambiate. Io non sono uno di quelli che posso dire di non avere più dolori, perché lo sappiamo, perché la paura fa sempre parte di, in minima parte
fa parte di me, scusate il gioco di parole, e quindi però sto sicuramente molto meglio, ho affrontato molte cose che non sarei riuscito ad affrontare, probabilmente non ci fosse stata la fibromialgia e questa forza non sarei riuscito ad affrontare, ho dovuto affrontare cambiamenti di vita, cambiamenti di coppia, varie problematiche, più cambiamenti di lavoro, o quantomeno di realtà lavorative, e sai tu, e forse lo sa qualcun altro, che io come hobby sono un cantante e non riuscivo più a cantare, non riuscivo più a salire su un palco, avevo paura di guardare le persone dal palco perché non sapevo cosa potessero pensare di me, perché comunque io mi sentivo un malato fibromialgico, quindi in difficoltà e quindi inferiore agli altri. E nonostante tutto questo è cambiato, per cui oggi, nonostante io ancora viva con determinati dolori che non ci sono sempre, se io salgo su un palco tutto sparisce completamente, salto come un grillo sul palco, poi magari ci sentiamo il giorno dopo con Evelyn e dico ho un po' male alle caviglie, ma questo è assolutamente normale. E quindi sì, ce ne vuole tanto di coraggio, e io sono convinto che io ne ho e ne hanno tutti quelli che affrontano questa strada. È fondamentale anche il coraggio di saper ammettere a se stessi determinati limiti. Io ne ho uno grosso, e quello che di tanto mi siedo sulla panchina del non fare o del vittimismo, probabilmente ultimamente, ringraziando il cielo, del vittimismo molto meno, però ogni tanto la voglia di non fare c'è, però nonostante tutto poi se mi fermo a pensare che cosa ne faccio, e ne faccio veramente tante, è che bisogna andare avanti, bisogna farle sempre, bisogna non sedersi, bisogna essere onesti con se stessi, è un mega lavoro, ma oggi mi sento sicuramente un uomo migliore, togliere anche migliore, mi sento un uomo, in alcuni casi non mi sentivo un uomo, perché affrontavo i problemi in un modo spesso non razionale, spesso li affrontavo con quella che io pensavo che fosse energia, ma poi era qualcosa che mi faceva scaricare invece da tutte le energie, perché era rabbia, perché nella storia di tanti di noi c'è rabbia per determinati motivi, ognuno poi ha un motivo differente. Io ho molta rabbia e ho sempre pensato che il fare le cose con rabbia volesse dire essere energici, e in realtà era esattamente il contrario, e oggi le poche volte, che credo che sia anche fisiologico ogni tanto che ci si arrabbia ancora un po', però le poche volte che succede mi rendo conto subito che c'è uno scarico di energia, e quindi il lavoro che devo fare sempre molto forte, molto grosso, è quello di non arrabbiarmi, di comprendere le situazioni, di comprendere me stesso, di essere molto, molto sicuro di me stesso, molto forte, perché spesso, almeno per me, la rabbia è: mi sento in difficoltà, mi sento più debole rispetto agli altri, quindi utilizzo la rabbia. Credo di aver detto tante cose. Poi posso precisare due cose che hai detto. Io vado sul palco scenico, salto e non sento niente, perché chimicamente
tu hai cambiato la composizione biochimica nel tuo corpo. Quella sensazione lì di avere un perché, di essere felice, gioioso, di essere focalizzato, centrato su di te, facendo quello che tu vuoi, è quello che noi dobbiamo creare in te sempre, invece di quando tu ti siedi e tu dici sono stanco di agire, per quale motivo questi mi rompono i marrons, no? E cioè, sono stanco di essere responsabile. Quello è anche perché ci sono quelli doloretti ancora che sono rimasti, perché quando tu ti vedi adesso completamente uomo coraggioso e capace di gestirsi in ogni situazione, ed è un piacere per te a farlo sempre, è solo quello che tu fai, allora poi dopo tu avrai creato poi anche il diciamo la composizione biochimica nel tuo corpo, che quei doloretti che ci sono adesso vanno via, perché tu hai visto quando vanno via, quando tu stai agendo e non stai subendo. Certo, infatti sappiamo bene che all'inizio, appunto, io ti raccontavo che sul palco vivevo anche male la situazione, perché avevo paura degli sguardi delle persone, di cosa potessero pensare. Oggi è esattamente il contrario. Vorrei tanto che la mia vita fosse, anzi, il mio obiettivo è quello che la vita sia sempre un palcoscenico. Esatto. Perché dove tu sei felice e gioioso e tiri fuori il meglio di te. Esattamente. E questo cammino tuo che tu hai fatto da, se posso dirlo, Evelyn, io non vedo niente, non sento niente, smettilo di chiedermi, io non sento niente, lascia stare, io non lo so, non lo so, non lo so. Ah. Sì, sì, tu mi hai determinate domande e a quelle domande la mia risposta è sì, ma non lo so, non lo sento, non so cosa rispondere, non sento nulla. Mm-hmm. E oggi no, sappiamo bene che le cose le sento troppo bene. Li senti, li capisci, ti stai capendo, e per questo oggi io voglio rendere omaggio al tuo coraggio, perché è stato così. Grazie. Ok, e io ti ringrazio per la tua testimonianza e voglio passare al prossimo. Adesso abbiamo la carrellata di femmine, no? Volevo iniziare con te, però tu stai lì che tu ascolti. Ok, va bene. Il tuo coraggio, Alzira? Allora, di coraggio ne ho avuto per intraprendere questo percorso. Sì. E la cosa più bella è vedere come piano piano, giorno dopo giorno, il coraggio aumenta, la forza aumenta, la determinazione, sempre dovuto alla conoscenza. Ecco perché io non mi perdo mai un webinar, perché c'è sempre anche una piccola informazione, ma è un arricchimento. Ed è quello che mi dà stabilità, che mi dà la certezza. Io la certezza ce l'ho già, e quindi però so che devo continuare, non mi fermo, vado avanti, e per le nuove persone, per le persone che ascoltano, ho tantissime parole da dire, però certamente non ho tutto questo tempo. Ma l'unica cosa però posso incominciare a dire che all'inizio è buio, poi io però questa luce l'ho trovata attraverso le parole di Evelyn. Io non ero in contatto con lei, ma io ascoltavo i suoi webinar, che non mi sono mai perso uno, e i video che trasmetteva continuamente, e in fondo a me c'era questa voce che mi diceva: guarda che è vero quello che dice. E io lo sentivo che era vero, e quindi questo mi ha dato la forza di continuare a cercare di come uscire.
Così ho incominciato a guardare prima la mia malattia. Piano piano ho cominciato a guardare la mia malattia, che poi quando sentivo dolori, quando si parlava della malattia, pensavo si parlasse di un'altra persona, non di me, pur io non riuscendo neanche a alzarmi, neanche a stare seduta, perché io ero dal letto al divano, letto e divano, e quindi però ero lontana. Poi piano piano ho incominciato a guardare me, perché io sentivo le tue parole. Le tue parole per me sono state una forza, sono state determinanti le tue parole proprio. E sai qual è la parola che ancora rimane dentro di me? Dalla malattia si può uscire. È una malattia che si può guarire. Queste sono le parole forti che proprio hanno determinato la mia forza proprio di andare avanti, anche quando io lavoravo tantissimo e poi non vedevo la soluzione, però dicevo: no, ma Evelyn dice che si può uscire, ed è vero che si può uscire, io lo so che si può uscire, perché tu lo dicevi, ma io ascoltavo me, le tue parole arrivavano al mio udito, però poi io le dovevo fare mie per capire effettivamente che cosa dovevo fare. E quindi e così ho continuato avanti, e poi nel webinar, nell'incontro che nel seminario che hai fatto, che è la prima volta che ti ho conosciuta e che veramente è stata una cosa illuminante, lì ho avuto di più le conferme. Ma è stata una cosa bellissima, bellissima perché è stato un miglioramento continuo, e io continuo a scoprirmi, continuo a capire chi sono io. Oh, ma guarda che è una cosa che è bellissima proprio, vero. È bellissima proprio, e poi mano a mano che vado avanti, che scopro chi sono io, c'è una gioia immensa dentro di me. Quando tu parlavi di gioia, io che inseguo la gioia, perché per me, io credo in Dio, quindi Dio è amore, quindi io inseguo questa gioia, però non la vedevo. E quindi dicevo: no, ma ci deve essere, c'è questa gioia, c'è. E quando tu parlavi di questa gioia, io non la trovavo, dicevo: no, ma c'è però. Guarda, è una cosa stupenda, e vedo che la gioia poi non ha una dimensione, non è una piccola gioia, è una gioia che non ha fine, è una gioia immensa. Quando ti trovi, quindi, te stessa, sì. Sì, è una gioia immensa, quindi posso dire soltanto alle persone che hanno la fibromialgia che lavorare per noi stessi è una cosa bellissima. Io per la prima volta mi sono trovata nella mia vita a lavorare su me stessa, e mi rendo conto che è bellissima. Sì. È costruire dentro di me l'ansia che c'è dentro di me, è una cosa meravigliosa. E poi sai un'altra cosa, è bellissimo quello che tu riesci a donare agli altri, tu, anche perché noi siamo sempre propensi a donare, a dare. Ma adesso lo faccio in un altro modo, e in un modo molto più con più sostanze, capendo di più, vedendo la persona. Non più sentendo mio il problema, e anche quando mi dispiace non lo sento più mio lo stesso, però la persona si sente appoggiata. Esatto. È appoggiata, ma il problema non è mio. Esatto. Quindi questa è la prima parte, le cose principali che io posso dire. Esatto. E auguro a tutte le persone che ascoltano
che lavorino su se stesse, che lavorino, che prendano questa forza e che si ricordino delle parole di Evelyn, da questa malattia si esce. Sì. Tu oggi come stai? Grazie a Dio, bene. E io ti chiedevo, ti ricordi quando ti chiedevo, quando io sono diventata sintomatica, però ti chiedevo, come mai ogni tanto arriva qualcosa? Come mai? E lo vedo che ogni tanto arriva qualcosa. Adesso tu hai capito, perché adesso tu stai seguendo il percorso e adesso hai capito che c'erano i pezzi che mancavano. Sì, sì. No, sai una cosa, è bellissimo, i DVD, io per me è tutto vissuto, ma non è ragionato. E quindi ecco, è una conferma in più di quello che ho vissuto, che io, tu me l'hai detto, tu ascolta solo perché ti servirà proprio per capire di più, ed effettivamente mi serve per capire di più, non per capire di più quello che ho vissuto, perché è vero che io l'ho vissuto, però non l'ho mai ragionato. Esatto. Ero messa a tante nuvole. Hai detto una cosa giusta, ho vissuto ma non ho mai ragionato. Adesso sto un po' rivedendo tutta la mia vita e mettendolo nel giusto prospettiva e scoprendo anche me stessa, e sto bene e non ho dolori. Tu stai gestendo forse solo adesso un po' di ansia, ma perché noi stiamo andando dentro anche quello, però diciamo il corpo è a posto, no? E questo è il miracolo di quello che noi riusciamo a fare quando ogni giorno andiamo avanti. E io oggi ti saluto, Alzira Guerriera. Grazie. Perché un abbraccio a tutte. Perché tu prima di prendere il DVD, che poi dopo Alzira è anche nel percorso del potere, no? Quindi stiamo andando oltre, certo, con la crescita personale. Però prima di fare quello, tu mi hai girato intorno come una specie di uccello sopra una preda, no? Che girava così. Prima di decidere, no? Così. E io lo so che ci sono tanti così, e io sono qui che aspetto, perché quando decidono di poi dopo dire ok, fammi capire come ha fatto mia sorella, questo è quello che succede, che tu capisci anche il resto della storia. E io ti saluto e il tuo coraggio. Grazie Evri, e un abbraccio a tutte. Un abbraccio grande a te. Oh, grazie tesoro, grazie. Andiamo a Trento, Angela. Tu hai fatto il percorso online dal vivo di cui è tratto il DVD e tu sei venuta da me paurosa, pensando di... però avevi una scintilla di grinta dentro, mi ricordo, all'inizio. Però sempre un po' paurosa, titubante, ovviamente come tutti. Hai fatto il tuo anno di percorso, adesso sei nell'anno di Il mio potere. Hai cambiato tantissimo nella tua vita. Rendiamo conto del tuo coraggio. Guarda, proprio oggi in sauna stavo proprio pensando, mi è venuto in mente a quanto ero diversa un anno fa. E di tanto in tanto mi viene questa cosa e mi sento orgogliosa per questo, soddisfatta di quello che sono. E mi rendo veramente conto che sto vivendo. Anche se sono ancora un po' severa con me, un po' intransigente, però quegli sbatti poi che mi rendo conto in effetti che non ho motivo di esserlo, perché ho fatto dei passi da gigante e sì, è vero, io ti ho vista e sono partita con le mie paure.
penso, ho fatto 6 mesi e capivo quello che mi dicevi, quello che mi proponevi, ma mi sembrava di non vedere, il concreto. E invece poi ho avuto un momento molto difficile e l'ho talmente superato in poco tempo, con poca difficoltà, e lì ho capito che stavo camminando. E da lì è iniziato veramente, veramente il cambiamento. Perché hai iniziato a capire che io questo ce la faccio, ma io ce la faccio, perché tu durante il nostro anno, il nostro primo anno insieme, sei passato da, come tutti gli altri, non ce la faccio, che tutti gli altri pensano, tutti pensano così all'inizio, ma no, ma guarda che io mi sto rendendo conto, è palese che io ce la faccio. Ce la faccio perché ho iniziato a dare una spolveratina a quella che è Angela nella realtà, nella verità, nel suo profondo. E l'avevo completamente dimenticato, annebbiata completamente in questi anni dalla fisiologia. E questo mi ha aiutato tanto a riscoprire il mio valore in primis, a scoprire quali sono le mie doti, le mie capacità, di apprezzarmi, di amarmi, il posto dove mettermi al centro, vedere me stessa, perché fondamentalmente non ero più capace di vedermi. Esatto, esatto. E oggi come stai? Sto meglio, io ho qualche, so quali sono i miei trucchi, che sono un po' la gestione dell'energia. Io so che se eccedo, allora arriva, non arriva più di tanto i dolori, ma arriva una grande stanchezza. Ma ci sto lavorando. E tu sai che la strategia, perché tu lo sai benissimo, perché l'hai fatto tu il DVD, quindi lo sai benissimo che noi dobbiamo fermarci e mantenerci in un certo limite per un certo periodo di tempo, e così poi dopo tu non senti più quella stanchezza, ovvero il tuo corpo torna a avere reazioni normali perché è tutto ripristinato. Cioè, quindi quando tu eccedi in questo momento qua, che era la fase di mantenimento, allora noi siamo sempre con quel su e giù, ma è perché devi rimanere un attimino più controllato con il dispendio energetico. Sì, perché è vero che c'è anche, no, c'è più gioia, c'è più entusiasmo, c'è un altro modo di vedere le cose. Sì. E quindi sì, ma poi fondamentalmente c'è ancora questa ansia, no, del fare, mm-hmm, del dover fare, che sta dietro a tutto questo. Esatto. È una questione, appunto, mamma, si può gestire tutto, basta fermarsi, riuscire a fermarsi un attimo, respirare e ricordarsi, appunto, del potere che abbiamo, chi siamo, da dove veniamo, mm-hmm, e cosa vogliamo. Esatto. E una volta che tu ti sei allenato per stare nel tuo spazio di non distruggerti oppure avere ansia di prestazione, allora anche quei piccoli cose che tu hai ancora andranno via, e questo tu ne sei consapevole? Sì, certo. Una cosa che mi ha aiutato tanto è stato proprio, cioè, anche il fatto di dire, allora io prendo da te, prendo da tutte le guerriere, prendo spunto, ma cosa su di me posso fare?
questo è quello che mi ha portato al cambiamento. Esatto, esatto. E anche te, dall'andare da non credo in me a questa sicurezza tua, anche se sente anche nella voce, anche su come parli, hai le idee ben chiare. Quindi io oggi saluto il tuo coraggio, perché tu sei una del mio primo gruppo, del primo dei primi embrioni, diciamo così, e quindi tu lo sai quanto io sono fiera di te. È un orgoglio. Guarda, quindi io ti saluto oggi e brava, e adesso limiamo gli angoli e poi dopo tu non avrai più problemi, e tu lo sai questo. Un abbraccio a te. Allora, adesso torno di nuovo in Padova, e allora io voglio parlare con la mia leonessa Silvia. Evelyn, mi senti? Ti sento, allora ti sento benissimo, forte e chiaro, con tuo ruggito da leone. Allora, mamma mia, che bello. Allora, coraggio, congratulazioni per il tuo corpo, congratulazioni per il tuo recente viaggio a Dubai, tutta bella, come ha detto Prisca, sei andato dal divano a Dubai. È vero, è verissimo. Quindi, ecco, parlami del tuo coraggio. Allora, io devo dire coraggio, ne ho avuto tantissimo. Tutti ne abbiamo tantissimo nell'intraprendere questo percorso che non è facile, però dà grandissime soddisfazioni. Per quanto mi riguarda, e questo l'avevo già accennato, diciamo, nella chat, per me il coraggio più grande è stato quello di assumermi la responsabilità della mia vita. E da lì si è aperto un mondo, quindi assumermi la responsabilità della mia vita e mettermi a nudo con tanta sincerità, cercando di affrontare anche quei lati oscuri che magari talvolta non ci piacciono, però ho cercato sempre di imparare con tanta meraviglia e tanta gioia da ogni scoperta che grazie a te riuscivo a fare, e per me è stato una fonte davvero di gioia immensa. E naturalmente sono contentissima, il mio corpo sta benissimo, io praticamente non ho più nessun dolore, se non qualche lievissimo punto, diciamo, che ogni tanto salta fuori, ma che so benissimo perché salta fuori, e come tu ben sai il mio limite magari non sono state tanto le paure o la rabbia, ma delle gabbie mentali che mi sono costruita veramente in maniera quasi ossessiva, e quindi nel momento in cui mi arriva qualche segnale di dolore io so perché, e riesco anche a analizzarlo in poco tempo. E mi rendo conto che il mio cervello si sta ampiamente modificando nel modo di pensare. Esatto. E come dici tu, sì, e questa è una cosa stupenda, riesce a parare ogni colpo, sì. Quindi riesce a stopparmi dove inizio nei miei giri mentali, mi stoppa subito, sì. E per me, devo dire, è una conquista straordinaria. Esatto. Quindi sì, io sono veramente felicissima. Sto iniziando a sperimentare davvero cosa voglia dire l'essere felici, mm-hmm. l'essere soddisfatti, l'essere realizzati. Naturalmente in questo io non finirò mai di ringraziarti, perché grazie al tuo amore, alla tua pazienza, io sono riuscita veramente a mettermi a nudo come mai avevo fatto. Ringrazio la fibromialgia perché
grazie a questo percorso mi ha consentito di, cioè mi sta consentendo di strutturarmi in maniera diversa per affrontare poi la vita, cioè quindi questo è un lavoro che si fa per la vita. Esatto. Ed è una cosa meravigliosa. Sì. Sì, 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 va oltre. E tu ti rendi conto, tu ti sei reso conto in questi mesi di, che non avevi nessun tipo di rapporto veramente con te stessa? Assolutamente sì. Io, ecco, al contrario, adesso non mi ricordo di chi l'ha detto, io ero un concentrato incredibile di razionalità. E grazie a te, grazie al nostro lavoro, ho iniziato a capire cosa voglia dire ascoltarsi, mettersi in contatto con se stessi, non avere paura di far fluire le emozioni, quindi sto iniziando a concedermi il lusso di far fluire proprio le emozioni, e questo è stato uno degli altri punti fondamentali che mi ha portata poi a stare sempre meglio, ecco. Quindi fondamentalmente l'assunzione di responsabilità della propria vita, che secondo me è una cosa meravigliosa e che ha un potere sconfinato. E il contatto profondo con le mie emozioni. Da questo punto di vista sono consapevole che devo ancora lavorare, però lavoro dandomi tregua, nel senso che un altro mio punto d'Achille è l'impazienza, e sto iniziando invece ad essere più tollerante con me stessa, più paziente, e insomma è molto bello tutto ciò, ecco. Sì, 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 esatto. E come facevamo a lavorare per noi, trovare tempo per noi, se tu eri focalizzato solo sugli obiettivi, non sapevi come prendere veramente cura di te e fare tutto quello che è il nostro regime generale, come facevi? Cioè, quindi è iniziato come un obiettivo, però poi adesso è diventato tuo stile di vita. Esattamente. È iniziato come un obiettivo e adesso è inserito in un fluire di azioni a cui io non faccio neanche più caso, cioè le faccio perché mi fanno stare bene, ma non sono un dovere. Esatto. Ecco, questo vorrei sottolinearlo, e per me questo è un altro passo importante, perché in tante cose io mi sono imposta dei doveri che addirittura non mi erano neppure richiesti, no? Mm-hmm. Quindi è bello vedere come riesca a gestire tutto in un fluire in cui non serve neanche più pensare a cosa devi fare, cioè sgorga naturalmente. Esatto, è quel sodalizio tra noi stessi che io chiamo un specie di balletto di amore, no? Io voglio fare le cose che mi fanno stare bene. Assolutamente sì. Questo è un balletto bellissimo, sì. E quando si raggiunge questo sodalizio poi non lo si vuole più perdere. Non si vuole più perdere, è vero, vero, vero. Ecco, allora, sì. Io grande leonessa, grande leonessa, grazie. Che quando tu sei venuta da me e ti sei seduta, eri stordita, tipo la vita mi ha flagellato, non so neanche che cosa devo fare più. E allora abbiamo preso pezzettino per pezzettino. Esatto, io ero proprio stordita, ero confusa, ero con un annebbiamento mentale che è fuori ogni limite, cioè ero veramente una barca senza direzione. Mm-hmm. e grazie a tutto questo meraviglioso percorso di conoscenza adesso sto capendo veramente dove voglio andare. Sì, e in mezzo a quello ti stavi ascoltando adesso, ti stai ascoltando adesso, e il tuo corpo adesso sta bene. Il tuo corpo sta bene, ma perché? Sì, ma semplicemente perché, non perché abbiamo bisogno di conoscerci per stare bene, no, è tutto un insieme
Per cui mi conosco, ho voglia di fare quello che io devo fare per me, mi calmo, capisco, smetto di creare problemi mentali oppure doveri in più oppure di andare oltre i miei limiti continuamente e inizio a capire chi sono io, cosa voglio io, inizio a vivere in modo rilassato, sereno e chimicamente abbiamo un altro presupposto. Allora, ci sono altre persone con rabbia, con paura oppure con negazioni di sé, ci sono altre situazioni, ma comunque sia dobbiamo essere tutti in questo carreggiato qua per poter fare quello che noi dobbiamo fare per il resto della nostra vita, che non sembra uno sforzo per noi stessi. E allora mettiamo i pezzi a posto, vero? Ma assolutamente sì, cioè io non pensavo che ad esempio tutte le energie mentali che io riversavo in pensieri triti, ritriti, ritriti mi potessero assorbire anche l'energia fisica. Esatto. E questa è stata una scoperta fondamentale per me, quindi io veramente adesso nel momento in cui, ma anche solo inizia un qualche pensiero, viene immediatamente stoppato, cioè non va avanti, insomma. Sì. Quindi devo dire che mi sto allenando molto bene. Esatto, ma lo stoppi perché hai capito che è una cosa che lesiona la tua salute, che ti risucchia energia e quindi non lo fai. Ma prima non lo sapevi e c'erano tante cose che tu facevi, esatto, che non lo sapevi. No, c'erano tantissime cose che io non sapevo, sì, e che grazie a te ho imparato a conoscere, quindi veramente tu sei un faro, Evelyn, che ci sta aprendo un mondo di possibilità, quindi anch'io dico come Azira, ricordatevi che dalla fibromialgia si può guarire, esatto, si guarisce, cioè siamo già guariti, esatto, voglio dire, quindi, esatto. E adesso, no, come tu hai detto, ogni tanto mi sento qualche cosa che... perché tu sei uscita in 8 mesi, cioè quindi adesso tu hai quei 6 mesi a 24 mesi che hai bisogno di mantenerti, come stavo dicendo ad Angela, in questo, diciamo, limite. Poi dopo il tuo corpo è a posto, non sei più reattiva e quindi oggi io ti saluto, grande guerriera. Grazie. Grande, grazie, guerriera. Grazie mille. Un bacione a tutti. Grande, grazie, un esempio è perché vedi in questo gruppo qua le persone che sono andate avanti sono un esempio, non sono persone, non è una questione di mi demoralizzo perché qualcuno è andato avanti, no, sono arrivati prima loro, adesso arrivo io per coloro che sono un pochino più indietro, ok? Quindi ti saluto. Ma certo, okay, ciao, ti ciao saluto. A tutti, ciao cara, ciao. Allora, questa è una persona, la mia guerriera Sara, che è arrivata da me e si è sdraiata lì per terra e abbiamo parlato per la nostra ora e mezzo, con io che mi mettevo in questa sedia qua e poi dopo mi mettevo in questa sedia qua perché ogni tanto lei dovevo girare di posizione. Sara? Donna che è venuta da me a quattro zampe, ma letteralmente a quattro zampe. Sì, sì, letteralmente, è stata un'impresa, ci è voluto coraggio anche per venire, venire in studio, nel senso da te, perché non sapevo come arrivarci, nel senso che non si poteva con la macchina arrivare sotto, sì, sotto da te, quindi già quella è stata un'impresa coraggiosa. E niente, devo dire che anch'io, ricollegandomi a quello che diceva prima Angela, mi sono resa conto, proprio ripensando in questi giorni, è stato qualche giorno fa, sì, che pensavo esattamente un anno fa, com'era la mia visione del mondo. Era non soltanto perché fisicamente lo vedevo da un'altra prospettiva, cioè nel senso lo vedevo da sdraiata, quindi non, sì, vedevo mai le cose da in piedi, da, sì, da dritta, diciamo. Sì, da dritta. Sì, era proprio, vivevo solo a 180 gradi per terra, sì, quindi o nel divano, o nel letto, da
da tantissimo tempo, quindi la visione era distorta da quello, oltre che dalla mia disperazione, ovviamente, dal fatto di non sapere più dove sbattere la testa. Sì. E oggi, anche se sono ancora in cammino, e anche se vedo che i passi da fare ce ne sono ancora tanti, però posso dire che mi sento completamente una persona diversa. E anche se per me non è stato semplice arrivare a dire una cosa del genere, però io sono veramente orgogliosa di me, esatto, dei passi che ho fatto. Esatto. E per me, diciamo che il mio tallone d'Achille iniziale, qui sto lavorando tanto anche adesso, però se devo fare un confronto rispetto a prima, non c'è paragone, è la paura. E paura che mi ha bloccato tanto all'inizio, mi ha bloccato tanto nel riuscire proprio a prendere la responsabilità per la mia vita, di me stessa, perché inizialmente io cercavo di integrare, diciamo, il percorso con altre mille cose, terapie, vabbè, che stavo già facendo prima di incontrarti, altre mille cose, perché assolutamente non ce la facevo a fidarmi di me, dell'idea che io da sola potessi incidere sulla situazione. Esatto. E quindi questo ci ho messo un bel po' di tempo per sbloccare, lasciare andare tutto, e finalmente cominciare a guardare a me, e non a me, iniziare a guardare prima a me, e poi piano piano iniziare a guardare dentro di me. Esatto. E lasciando andare proprio tutto quello che era fuori di me, su cui per una vita io ho dato attenzione praticamente. Esatto. E a persone, a situazioni, a obiettivi che mi hanno portato ovviamente a distruggermi. Esatto. Letteralmente. Esatto. E quindi niente, ho iniziato questo percorso. Allora, quello è stato il mio primo grande scoglio dell'iniziare a fidarmi di me. E poi del continuo allenamento, del fidarsi di sé, perché non è solo ok, mi fido di me oggi, ok, oggi sono riuscito, no, bisogna continuare a fidarsi di se stessi, non è che è una cosa, è un work in progress proprio, continuo, e quello ti fa fare un grande salto, perché la paura piano piano diminuisce, perché ti rendi conto che delle tue capacità, che prima proprio non riuscivi a vedere, perché la fibromialgia, come dici tu tante volte, ti toglie proprio non solo la vita, nel senso che non puoi più, ti toglie proprio la tua cosa più intima, che è la tua identità. E ti identifichi con la malattia, ti identifichi col fatto di essere impotente. E quindi un po' alla volta, cominciando a fidarsi di se stessi, ecco, la grande conquista su cui, ripeto, sto continuando a lavorare, però per me è un traguardo incredibile, è vedere che la paura piano piano diminuisce, vedere che piano piano si sta costruendo una nuova identità che io ho ben chiara nella mia testa. Esatto. E so che è una questione di tempo, ma che arriverò a quell'identità lì, e che non è quella con cui io ho vissuto per una vita. Esatto. Perché è da una vita che la malattia mi accompagna, quindi non ho neanche, diciamo, un ricordo concreto a però, cui aggrapparmi. Però il tuo coraggio ti sta portando su quella identità, che veramente quella Sara che tu vuoi essere, che tu senti che dentro di te tu sei.
Sì, è anche quello un'altra cosa su cui sto tanto lavorando, il fatto di cercare di capire chi voglio essere veramente, perché molto spesso ho inseguito degli obiettivi che portavo a termine con grande determinazione e tutto, ma che non sentivo miei, Esatto. assolutamente, E e quindi facevo quel questo, senso del dovere. esatto, e E questo invece quando, adesso. esatto, quando noi ci rendiamo conto che questa è la nostra vita, io dico sempre, non è una prova generale che poi dopo sbagliamo un po' di cose oppure viviamo per gli altri o secondo i loro pareri e poi dopo, fra un po'. Iniziamo di nuovo e adesso lo viviamo per noi, no? E cioè, quella era la prova, no? Questa è la nostra vita e ogni minuto della vostra vita è prezioso e se c'è la possibilità di uscire fuori da questa malattia, noi dobbiamo aggrapparci e anche se ci sono delle tendenze autolesionistiche, anche se non conosciamo noi stessi, anche se pensiamo di non essere capaci, noi dobbiamo iniziare a vedere che dono. Incredibile è la vita, che dono incredibile è la vita e noi non siamo destinati a vivere dentro questa malattia, non era il nostro destino. Questa malattia serve anche per spingerci a diventare chi eravamo destinati a essere e noi dobbiamo cogliere questa sfida. È una grande sfida, ma la dobbiamo cogliere perché voi avete visto che decine e decine di voi lo state cogliendo, lo state riuscendo e vi state scoprendo il vostro coraggio, forza, determinazione che voi non avete mai pensato che c'era, ma voi l'avete impegnato per gli altri per anni, quindi c'è, dobbiamo solo impegnarci per noi, per fare le cose che noi dobbiamo fare tutti i giorni. Anche se ci cadiamo giù un po' la montagna e poi dopo ritorniamo su, no? Perché sembra così, no? Arriviamo su e poi dopo Sì, è così. arriva la valanga e torniamo un po' in È giù. così. E la cosa più importante, un altro aspetto, è lavorare sull'impazienza, che anch'io, e Ok, sull'intransigenza, l'impazienza e perché è un l'intransigenza. po' fisiologico il fatto di cadere un po', di scivolare un po'. Esatto. E questo dobbiamo impararlo, insomma, anche a Succederà. gestire. Succederà e Succede. quindi noi dobbiamo impararlo a gestire e tu lo stai facendo egregiamente e io quando io facevo le sedute con te che prima erano tutte sdraiate e poi dopo ci siamo incontrati in Skype e eri seduta, Finalmente. eri È seduta, stato bellissimo. È bellissimo, stato bellissimo. seduta, no? Non sono più a 180 gradi che devo vedere la vita in questa posizione qua, vero? Sì, e quella cosa, quella posizione non mi appartiene più adesso, solo quando dormo. È bellissimo questa cosa qua. Mi saluti tutta la tua famiglia, io ti saluto, grande guerriera. Ok? Grazie, un bacione grande a te e a tutti Un quanti. Grazie bacione. mille. Ciao cara. Ciao. Allora andiamo in Germania. Gabriella? Sì, anche per me, io mi sono rivista tanto nelle parole di Sara, così come nelle parole di Silvia. È un viaggio bellissimo. Io non credevo che potesse esserci questo dietro la fibro e dietro quei dolori che lentamente poi si erano così scatenati veramente a togliermi quasi la mia identità. E giorno per giorno, mese dopo mese, ho capito che intanto che io avevo la forza che pensavo di non avere. E poi ho capito che dovevo addentrarmi, dovevo addentrarmi in me stessa e rendermi conto che effettivamente la causa di questo non erano gli altri e che c'era tanto da scoprire, da riscoprire e da portare in superficie. E questo è un percorso che tutt'oggi faccio, lo faccio, continuo a farlo e mi rendo conto che ogni giorno mi arricchisce sempre di più e che mi accorgo che c'è qualcosa che scopro ogni giorno di più, ogni momento, ogni parola in più che sento da te, che sento dalle ragazze, mi dà come un click. Io lo chiamo il famoso click che sento nella mia testa, il click che mi ha fatto capire che dovevo comprare il DVD, il click che mi ha fatto capire che dovevo leggere la tua pagina, che dovevo sentirmi con te su Skype, che dovevo venire al ritiro.
Sì, anch'io, come le altre, becco un po' di impazienza, però ecco, l'ho chiamata sana impazienza, perché anche questa sana impazienza che mi ha dato la forza per lottare ogni giorno nella malattia. E devo dire grazie anche al fatto che effettivamente volevo, perché volevo trovare una soluzione, sapevo che non mi dovevo arrendere, che c'era qualcosa di più che io avrei potuto trovare. E quindi cerco di dosarla, ecco, in maniera sana, nelle mie giornate, in quello che faccio, e nel mio percorso di studi, e nel mio percorso alla ricerca di me stessa, di capire quello che voglio anche dopo lo studio. E per quello mi ritrovo anch'io come le ragazze a ringraziare la fibromialgia, a ringraziare te, chiamando l'oceano, così come mi piace chiamarti. Com'è che mi chiami? Com'è che mi chiami? Angelo d'oltreoceano. Sei proprio il nostro angelo d'oltreoceano e ci hai portato tutti gli strumenti che ci servono. Adesso, per portarvi un esempio pratico, quando mi succede qualcosa dico mannaggia, allora mi vengono in mente i modelli, quindi il modeling di cui anche tu ci parli nell'altro percorso, più tutti, io dico, mi rimangono in mente le tue parole che mi dicono, ma adesso io ho tanti strumenti a disposizione che posso gestire tutto, quindi ok, respiriamo, guardiamo la cosa da un'altra prospettiva e vediamo cosa possiamo fare in maniera sana. Esatto. Ed è una cosa che io, cioè, non dico tanto, ma due mesi e mezzo fa ancora non avevo capito, cioè è una cosa che veramente oggi mi viene così facile, che prima dicevo oddio, e adesso dove si comincia? Quindi sì, quindi è veramente, ho ritrovato in voi una grande famiglia, ci sosteniamo a vicenda anche in questo viaggio della scoperta di noi stesse, che come dice Silvia è tanto profondo, sì. E sì, ancora... È un percorso che va, no? Quindi non, per me personalmente ancora sì, devo dire che mi sento tanto meglio, cioè anche l'unica cosa che un po' mi è rimasta è qualche dolorino alla schiena, però poi fondamentalmente va molto 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 meglio, non sono del tutto asintomatica, non mi sento di definirmi così, però tutte queste piccole cose che ogni giorno metto in atto mi fanno capire che effettivamente la malattia vuole dirci tanto altro, che va oltre a questi dolori fisici, sì. e che noi ce la facciamo, ce l'abbiamo fatta, già ce l'abbiamo fatta, abbiamo capito. Esatto, abbiamo capito. Avete capito. E io vorrevo salutare te e il tuo coraggio, tu nel percorso del potere hai detto, io sono all'università, sto superando i miei esami con una facilità che io non pensavo possibile per me, perché prima ero pieno di annebbiamento di cervello, sensi di giudizi verso gli altri studenti che sembravano che loro studiassero tutto il giorno, io andavo in apnea di intelligenza, non riuscivo, invece adesso io sto studiando di meno con le tecniche che noi abbiamo, studiando di meno e rendendo di più. No? Sì, è incredibile, non avrei mai pensato di dirlo. Cioè io mi sono laureata con tutto l'annebbiamento del cervello, ho fatto quegli ultimi esami qui in Italia che pensavo, ho detto Dio, ma io non sarò più mai più capace di leggere, di studiare, di capire in maniera facile come veniva prima, così naturale. E invece adesso... E te lo dico col sorriso sulle labbra. Adesso forse capisco più di prima, cioè capisco più di 5 anni fa, è una cosa incredibile. Esatto. Cioè, esatto. Dico, ma com'è possibile? Sai quanti di voi giovani donne siete in questa situazione qua con lo studio, e quindi tu continui avanti così, e quello che è successo è adesso tu credi in te, perché tu ti sei trovata e poi dopo ti rendi conto che tu ce la fai, perché è tangibile, lo stai facendo, e allora vedi che a prendere cura di te ogni giorno tu lo puoi fare, quindi tu puoi mangiare quello che ti tocca mangiare adesso, tu puoi fare la tua camminata, le meditazioni, le respirazioni, tu puoi fare tutto e anche gestire la tua vita, e non c'è nessun motivo per stare nella malattia, tu vuoi solo andare avanti
perché vedi con facilità che tu riesci a fare tutto, tu vuoi solo andare avanti a programmare e mettere a posto il resto della tua vita. Tu hai una carta bianca di fronte a te, sei tu che disegni la vita che vuoi tu e lo stai facendo, e oggi, esatto. Oggi io ti saluto. Sì, non sai, io voglio solo una cosa, tu hai detto infatti che noi abbiamo carta bianca insieme a noi, non sai quanto mi aiutano veramente le tue parole, io sono l'artefice del mio destino, in questi giorni l'ho ripetuto spesso, sì, è un sorriso che mi lascia sul viso, veramente grazie. No, ma figurati, sei tu che stai facendo il lavoro. Sì, ecco, grazie a noi e grazie a te. Esatto, bravissima. Un abbraccio. Brava. E adesso limiamo quegli ultimi 2-3 doloretti e sei avanti come gli altri, ok? Sì. Ciao, sì, cara. Sì. Ok. Ciao. Laura, tu hai sulla tua manina? Ciao, cara. Ciao. Allora, la nostra Laura che sta seguendo il DVD, il tuo coraggio. Allora, il mio coraggio, io mi trovo a dire sì, sono coraggiosa anch'io, non pensavo di esserlo come tutte, però in realtà mi ritrovo, io come ti ho detto sono a 8 mesi, sono andata nel 9° mese del mio percorso e sinceramente sì, ho fatto tanti miglioramenti, mi sento di aver fatto tanti miglioramenti, in modo particolare la mia mente che adesso non è più piena di rimuginio continuo che praticamente era il mio essere normale, era la mia normalità, cioè questo cervello, questa mente che andava all'impatta, che tornava sui pensieri in continuazione, sempre sì. Quelli sì. Che iniziavo un pensiero, poi lo abbandonavo, poi lo riprendevo, arrivavo a sera che neanche l'avevo trovato ancora, quindi un minestrone di pensieri dentro la testa. Sì. Adesso invece, adesso no, adesso sono contenta perché la mia mente è libera, la mia mente comincia a essere libera, quindi quando sento che c'è un pensiero che mi arriva e il mio cervello dice no, non ti serve, pensiero non ti è utile, non esatto. Ti fa bene, ma soprattutto non è utile, esatto, non è utile. Lo abbandona. C'è tanto rumore dietro di te, non ho capito che cos'è, ma si sente tanto rumore dietro di te. Ah, c'è rumore, non lo so, ho le cuffiette, non lo so. Ok. Ancora, no, ok. E quindi ecco, insomma, riesco a gestire la mente, per me è una grande cosa. Esatto, e stai scoprendo che tu ce la fai. Anche tu pensavi forse all'inizio che non ce la facevi. Beh, è stata. Allora, io ho iniziato, diciamo, anche in maniera abbastanza buona, nel senso che ho iniziato quest'estate e sono andata subito alla grande, dico la verità, sono andata subito alla grande, dopo c'è stata la prima azione che mi ha bloccato, poi a dicembre la seconda, quindi diciamo questi due interventi che mi hanno rallentato, però sicuramente non pensavo che sarei riuscita ad essere così costante, Evelyn, perché mi mancava la costanza. Brava, invece quindi, l'hai trovato. L'ho trovata e 9 mesi per me sono veramente tanti, cioè io non ho iniziato una cosa e portata avanti così a lungo, una cosa per me stessa, per il mio lavoro, per la scuola, sì, per carità, ma per me stessa no, quindi potevo durare 15 giorni. come pensano tutti gli altri o come fanno tutti gli altri, invece vedi che stando dietro tu stai arrivando a risultati perché hai trovato nel questo percorso anche la costanza, anche quello, vero? Sì, e per me è fondamentale perché io mi mancava la costanza, io ho iniziato
tantissime volte, come poi ti ho scritto, tantissime volte un cammino, perché ho sempre sentito dentro, oltre al discorso dei tanti dolori che avevo, tante inquietudini. Sì. Quindi sono stata sempre una persona molto inquieta. Sì. E quindi sentivo proprio la necessità di un cambiamento, perché mm-hmm. così non potevo andare avanti. Mm-hmm. Ora, certo, sentendo le altre fibromialgiche, logicamente mi sento, magari rispetto a quelle che hanno parlato fino a una Silvia, ad esempio, mm-hmm. sento molto indietro. E confesso una cosa, prima mentre parlava Silvia, e tu hai detto in 8 mesi hai affrontato la cosa, e io mi trovo anch'io che sono 8 mesi, quasi 9, e risolto come lei, ho avuto un attimo di oddio mio, perché io sono arrivata allo stesso periodo e non sono raggiunto gli stessi risultati, ma c'è stata una frazione di secondo, perché poi io sono io, ho il mio cammino, ho il mio passato, ognuno ha le sue reazioni, e sinceramente sono soddisfatta del mio percorso, ancora è tanto lungo. Esatto, è ancora tanto lungo, e non possiamo fare paragoni di nessuno, però possiamo con nessuno, ma possiamo fare come esattamente ha detto Gabriella prima, è che noi prendiamo spunto da quello che stiano dicendo gli altri e utilizziamo su di noi, no? Questo è quello che noi dobbiamo, non fare confronti, utilizziamo. Quindi ti è passato per un anno secondo, e poi dopo l'hai stoppato anche te. E io oggi ti saluto il tuo coraggio. Grazie Evelyn, grazie di tutto, veramente. Ti saluto il tuo coraggio. Il nostro faro per tutte quante. E tu andrai avanti, e tu vai avanti. Sì, sì. Ok. Sì. Ok. Ok. Ciao. E il tuo coraggio? Allora, di coraggio ne ho e non ho avuto. L'ho dimostrato a me l'hai detto anche te. Ho esitato poco prima di venire da te, questa è una cosa che ho sentito prima che tu dicevi con Alzira, il fatto che ti ha gironzolato intorno per un po', e in realtà io ho fatto per molto poco, perché avevo capito che era, ma veramente, lo dico veramente, era quella la strada, non c'erano altre da percorrere, era solo quella. Questa è una cosa che dal primo momento ho pensato e penso fermamente ancora. È dura, tu lo sai, ho dei momentacci, però è l'unica, non ce n'è un'altra, è questa. Mm-hmm. E arriverò in fondo. E arriverai in fondo con la tua, anch'io, con il tuo coraggio. Anch'io ho fatto qualche paragone, come ho detto prima, l'altra guerriera, ho fatto qualche paragone, sì, sono 6 mesi, sono 7, però per un attimo poi ho dovuto lasciar stare, perché ognuno ha il suo percorso. Scusami, mia sorella è 2 anni? Sì. No? Sì, infatti tu me lo dici sempre, è vero. 2 anni? Sì, è vero. No? Quindi, vero, sì. Quindi vabbè, sono dei momenti, lo sai, perché uno c'è quel momento, no, e dici perché a me non ancora, però poi passa subito, e sappiamo che non è così. Esatto, e io voglio veramente che tu inizi a riappropriarti, perché tu hai una grande grinta dentro, che tu però è la convinzione e il credere in te, come tanti altri, no? Quindi che tu sei coraggiosa, e come chi, non mi ricordo chi ha detto, che quei momenti su e giù sono fisiologici, e quando, ovviamente perché siamo reattivi emotivamente, quindi quando cadi un attimino giù, tu continui a credere, ricordare, però io sono coraggiosa, io sono forte, io ce la farò, devo solo continuare a mettere un piede davanti all'altro e continuare ad andare avanti, vero? Sì, è vero, verissimo. Questo, tu sai che ho avuto un momento down in questo periodo, però una cosa che ti posso dire, che ripetevo, sono forte, questa è qualcosa che ti ho detto anche al ritiro, sono forte, quella era una cosa che
ma in realtà mi veniva naturale, non è, sentivo questa vocina, sono forte, sì. Questo sì. Esatto, e tu ce la farai, e oggi io ti saluto. Perché quando gli altri intorno a noi non vedono il nostro coraggio e non sanno quello che noi dobbiamo fare ogni minuto di ogni giorno, può essere un po' frustrante, e noi iniziamo a credere quelle vecchie diciture nostre che non siamo capaci. Invece oggi io ho fatto questo webinar proprio per farvi ricordare e celebrare anche il vostro coraggio, perché lo state tirando fuori non per gli altri ma per voi, e i risultati arrivano. Questo è quello che la mia reumatologa, che io ho detto no, ma io adesso dirò a tutti che io posso guarire, perché sono andata da lei a dire: non dire che le persone non possono guarire, perché io sono guarita, io sto benissimo, e adesso io dirò ai altri che loro possono guarire. E mi ha detto: lascia stare, perché loro sono pigri, stanchi e svogliati. Noi non siamo pigri, stanchi e svogliati, noi siamo in preda alla malattia neurologica più devastante sulla faccia della terra. Ok, va bene, c'è Parkinson, Alzheimer e altri, ma questo è quello più complessa, che noi dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, lavorare a 360 gradi per uscirne fuori. E c'è la paura, c'è la rabbia, ci sono mille tendenze autolesionistiche, proprio perché ci dimentichiamo chi eravamo, oppure forse non abbiamo mai neanche capito chi eravamo. E quindi dobbiamo iniziare a capire che dobbiamo lavorare per noi stessi, e questo è un nuovo concetto. Quando io l'ho detto a mia sorella, fare qualcosa per te stessa, come? Cosa vuol dire per me? No? Io mi faccio felice rendendo gli altri felici, quello è come io mi rendo felice. Invece no. E allora adesso il nostro protocollo, il nostro regime, tutto quello che noi dobbiamo fare ogni giorno per lottare per la nostra salute, per conquistare la nostra salute, gli altri non lo vedono, ma noi, io lo vedo, e voi lo vedete, e quindi ci celebriamo il nostro coraggio oggi. Sì, giusto, giustissimo. Vero. Quindi voi andate via con questo senso di orgoglio dentro di voi, che però io guardo indietro, vedo tutto quello che ho fatto, ammazza. E infatti, Evelyn, questa sera nelle varie testimonianze, poi qualcosa ho anche annotato, cose che io in realtà non mi ero nemmeno reso conto, e sono dei piccoli traguardi che in realtà ho raggiunto anch'io. Esatto. E su alcune cose ci sto lavorando, proprio grazie però alle testimonianze di prima. Io forse così nemmeno ci facevo caso, un po' perché ovviamente avendo una famiglia c'è sempre più un movimento, un poco silenzio e via discorrendo, però ho capito che tanti piccoli passi, cioè, che sono in cammino, sono in cammino, perché volte ho qualche dubbio. Esatto, no. Ed è esattamente per questo che io volevo che voi sentivate questo, no? Allora, io ti saluto. Sì, grazie. Okay. A te e a tutti. Un abbraccio, ok. Ciao cara, ciao. Allora, io non sono riuscita a sentire Gabriella che non risponde, Anna che è la nostra dottoressa che non sono riuscita a farla rispondere, Allina per celebrare la sua asintomaticità, e c'era anche qualcun altro che non sono riuscito a sentire quando ho dato la parola, però andrà meglio la prossima volta. Questi sono i guerrieri, questo è chi siete voi, questo. E noi dobbiamo solo andare avanti, perché da questa malattia si esce. Se qualcuno dice che non si esce, chiedetelo: avete provato questo percorso?
Finché voi non provate questo percorso, non potete dire che non si esce dalla fibromialgia, perché ovviamente se voi fate una constatazione di non si può uscire dalla fibromialgia, dovete dirlo dopo aver provato anche questo. Cioè, quindi, se le persone non stanno facendo tutto e voi vi rendete conto di quanto è difficile quello che voi state facendo e quanto avete gli occhi che devono essere attenti su ogni piccolo particolare, figuriamoci chi non lo sta facendo. Voi raggiungete questi risultati con tanto allenamento, figuriamoci chi non lo sta facendo. Quindi vi rendete conto in questo percorso di per quale motivo è difficile per altre persone a guarire, però rendetevi conto oggi che voi siete eccezionali e il vostro sforzo, io rendo omaggio oggi al vostro sforzo giornaliero, minuto per minuto, per lavorare per voi stessi, e voglio che voi siete orgogliosi di voi stessi, ve lo meritate. E vi mando un abbraccio e alla prossima, al prossimo webinar, ok? E io e Danilo ci vediamo dopo per la nostra seduta fra 5 minuti, ok? Ciao a tutti, ciao, 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 avanti, avanti, ciao.